Amati fratelli, si è appena concluso il mese di giugno, un mese ricco di tanta grazia, che ha trovato il suo momento di vertice nella festa del 13 giugno, una festa che si è dilatata, e si è concluso con una grande rivelazione, la rivelazione del 30 giugno, che ci porta tutti a meditare sempre di più sulla profondità di questo grande mistero. E ora iniziamo questo nuovo mese che ci sta portando verso la grande festa del ritorno di Maria Giuseppina nel cuore del Padre. E lo iniziamo in questo giorno dedicato alla Madonna delle Grazie, titolo con il quale oggi viene tributata Maria. Ed è ad ella che vogliamo affidarci, chiedere a lei ogni grazia, corporale e spirituale, a lei, colei che con la sua intercessione potente tutto può tenerci dal Padre secondo la volontà di Dio. E in questo cammino di grazia, ancor di più le chiediamo di poter comprendere, meditare, vivere sempre di più questo grande mistero che il Signore ci ha fatto conoscere, il mistero della Nuova Gerusalemme. Perché grazia più grande di questa non c'è. Grazia più grande della chiamata ricevuta non potevamo averla. È il dono più immenso che il Signore ha potuto fare ai Suoi figli, oggi, in questi tempi duri e difficili. Perciò io ritengo che ancor di più questa è la grazia, poter vivere la Nuova Gerusalemme, poter vivere questa culla, poter vivere questa chiesa. Poter vivere il mistero vivo del Dio bambino che nuovamente è sceso per comunicarsi ai suoi figli in una relazione d'amore da cuore a cuore. Ed è in questo solco, in questo percorso, che voglio meditare insieme a voi le parole oggi ascoltate, per poter sempre di più comprendere tutto ciò che si sta vivendo. Gesù in quel tempo abbiamo letto che stava per lasciare il mondo. Oggi il Signore è tornato, è nuovamente tornato, per lasciare un mondo, una parte umanizzata, mondanizzata e per prendere possesso della sua isola bianca, della sua città, della città dei cuori, della nuova Gerusalemme. Tempio di Dio in terra, dimora dell'Eterno in mezzo ai suoi figli. In quel tempo il Signore mandò dei suoi amici a preparare la sua venuta ed essi andarono in una città della Samaria. I samaritani non vedevano di buon occhio Gerusalemme perché pensavano che la tradizione apparteneva a loro, la tradizione del Dio vero, e per questo disprezzavano coloro che invece erano stati deportati in Babilonia ed erano ritornati contaminati da altre idee. Per questo non accettarono Gesù, non lo accolsero nella loro città. Nuovamente, oggi, il Signore ha mandato la sua voce, la voce pura di una fanciulla, per poter dire a tutti, a tutto il mondo, a tutti i cristiani e anche a quella casa che doveva continuare ad appartenere a Dio, ove tutto santo doveva rimanere, dire: Gesù ha scelto un luogo, ha scelto questo luogo d'amore, questa terra d'amore per ritornare. Questo è il luogo del suo ritorno. Cosa è successo? Hanno accolto questo annuncio? No, hanno considerato il mistero della Nuova Gerusalemme dottrinalmente inaccettabile, un mistero che appartiene al cuore di Dio da sempre, contenuto nelle sacre scritture, per essere oggi rivelato della sua pienezza, considerato dottrinalmente inaccettabile. E hanno considerato coloro che vivono la Nuova Gerusalemme, il popolo della Nuova Gerusalemme, come i separati. Ma in realtà sono loro che si sono separati da Dio, perché Dio qui è rimasto unito
a coloro che invece con umiltà, semplicità e nella purezza del loro cuore, attraverso l'esempio di questa mamma, hanno riconosciuto il Dio vero e la sua verità. Qui si è in comunione con il cuore del Padre, da cui sgorga la verità e la vita, la verità che ci conduce alla conoscenza del pensiero di Dio e la vita che ci porterà a vivere in eterno insieme a colui che è. Ebbene, qui il Padre c'è ed è in comunione e rimane sempre in comunione con tutti coloro che lo cercano, lo cercheranno e qui lo troveranno. In quel tempo quei due apostoli, chiamati figli del tuono da Gesù per la loro passionalità, avrebbero voluto far scendere il fuoco dal cielo, ma il Signore li rimproverò. Se il Signore avesse fatto scendere il fuoco per ognuno che avrebbe rifiutato il suo invito e la sua chiamata, non si sarebbe salvato più nessuno. Ecco l'infinita misericordia di Dio che oggi si manifesta in questa terra. Ultima ancora di salvezza per l'umanità, roccia di sorgente da cui sgorga la vera acqua che disseta, altare privilegiato di Dio dove ci si nutre del pane vivo disceso dal cielo, che sfama i cuori desiderosi alla ricerca di Dio. Ma tutto ha un limite, perché se in quel tempo la giustizia non venne manifestata, nel cuore del Padre tutto è, e nel tempo stabilito dal Padre ogni giustizia si manifesterà, perché il Padre oggi ha accolto la preghiera di suo Figlio e rivolgendosi ad egli gli ha chiesto: Padre, guarda i tuoi poveri piccoli innocenti come vengono disprezzati, guarda tutti coloro che vengono calpestati nella dignità, mortificati nell'anima, nello spirito e nel corpo. Padre, ascolta il loro grido. E il Padre ascolterà il loro grido e manifesterà la sua giustizia, così come non ascolterà le grida di coloro che lo hanno ripudiato, le grida di coloro che hanno calpestato il cuore dei piccoli. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo alla grazia, ritorniamo alla misericordia per poter comprendere e vivere sempre di più la chiamata che il Signore ci ha fatto. Ed in questa direzione vanno le parole di Gesù, questi tre episodi che abbiamo ascoltato. Da un lato, una persona chiese al Signore di seguirlo. Ti seguirò, gli disse, ovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E con queste parole gli disse e ci dice: siete realmente disposti a tutto per me? Siete realmente pronti a qualsiasi sacrificio per il mio amore? Ecco Gesù, ecco il Figlio di Dio, colui che tutto ha donato e tutto si dona per i suoi figli, unicamente per amore. 24 ore su 24 continuamente concentrato sul cuore dei suoi figli per poterli salvare. Ecco l'amore immenso che si dona continuamente per poter riscattare ogni anima. Siamo pronti a seguirlo in tutto e per tutto? Siamo realmente pronti a qualsiasi sacrificio? Oppure abbiamo paura della quotidianità che a volte potrebbe soffocarci? Abbiamo ben ascoltato quelle parole di cielo quando il Signore attraverso la sua fanciulla ci ha detto: il legno deve essere secco per poter bruciare d'amore e per poter fondere luce e calore. Deve essere secco dell'io, perché soltanto così può diventare poi verde di Dio. E ci ha ricordato del sacrificio dei martiri. I martiri hanno offerto il sangue. Noi invece a volte, di fronte alla stanchezza, veniamo meno e proviamo insofferenza. Ecco la fede dei martiri, che oggi viene il nostro aiuto e il nostro esempio, quei martiri che sono presenti qui in questa Chiesa, a cui dobbiamo guardare per poter andare avanti con viva fedeltà. Ecco l'esempio di questa fanciulla, Maria Giuseppina,
che tutto ha donato al Signore, che mai si è tirata indietro e che ha abbracciato la sua croce portandola fino in fondo, la croce che per lei era gioia. Accogliere tanti sacrifici, accogliere tante problematiche, caricarsi di tanti pesi, dei pesi di tutti noi, per amore, unicamente per amore, per lasciarci un sorriso, per imprimere nei nostri cuori l'amore verso il Dio bambino, affinché tutti potessimo ricevere la salvezza. Ecco l'esempio che dobbiamo seguire, quell'esempio che oggi è incarnato dal pontefice di questa Chiesa, che conduce questa Chiesa e questo popolo avanti con dedizione totale. Ecco gli esempi vivi che ci vengono riportati, che devono portarci a vivere l'amore e a farlo circolare tra di noi, per poter mettere in pratica le parole di Gesù: ogni volta che fate qualcosa di buono per qualcuno dei miei fratelli più piccoli, lo fate per me. Guardiamo negli altri, in chi ci sta accanto, in chi ci sta di fronte, in chi avremo davanti sempre e soltanto Maria e Gesù, per poter essere pronti in qualsiasi momento ad offrire un sorriso, una parola buona, una parola di conforto, a donare soprattutto tanto, tanto amore, quel grande, immenso amore che abbiamo ricevuto dalla fanciulla di Dio e che oggi riceviamo dal nostro pontefice. Un altro gli disse: mio Signore, voglio seguirti, però lascia prima che possa tornare a salutare quelli di casa. E il Signore cosa gli rispose? Chi mette mano all'aratro e si volta indietro non è degno del regno di Dio. Non si può stare un po' di qua e un po' di là. Non si può vivere un po' la casa di Dio e un po' altre case. Non si può pensare di mettere davanti a colui che dovrebbe essere per ciascuno di noi il nostro tutto, il nostro unico amore, altri affetti, affetti umani, anche di familiari. La fanciulla di Dio anche in questo ci è stata di esempio. Per lei la famiglia erano i figli di Dio, il popolo di Dio, tutti coloro che hanno fatto la volontà di Dio. Così come per Gesù, egli stesso lo disse: mia madre e i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà di Dio. E coloro che fanno la volontà di Dio sono coloro che davvero danno gioia al Signore, perché appartengono al suo spirito che va ben oltre il sangue, quello spirito che unisce da cuore a cuore ogni figlio con colui che è. Fare la volontà di Dio significa appartenere a Cristo. La fanciulla di Dio è appartenuta nella totalità a colui che è, perché sempre ha messo in pratica ogni pensiero, ogni parola, ogni suggerimento sgorgato dal cuore di colui che è amore fatto persona. E così anche noi, sul suo esempio, se accogliamo e viviamo ogni parola d'amore, apparterremo nella totalità e saremo famiglia di colui che è, come abbiamo ascoltato nella rivelazione del 30, la mia famiglia e il mio tempio, parole rivolte a colei che ha vissuto la famiglia e che ha accolto Gesù nel suo cuore come tempio vivo, parole che oggi vengono rivolte a ciascuno di noi affinché sul suo esempio anche noi possiamo vivere tutto ciò. E poi ancora c'è un altro episodio. Nei primi due persone si sono offerte, questa volta è Gesù che chiama, e chiama un giovane e gli dice: vieni e seguimi per annunciare il regno di Dio. Questo giovane gli dice: lascia prima che possa andare a seppellire mio padre e poi ritornerò. E Gesù gli dà una risposta forte: lascia che i morti seppelliscano i propri morti, tu vieni e seguimi. Ecco la chiamata dei giovani, ecco la chiamata di coloro che vogliono essere giovani nel cuore, per abbracciare questa fede giovane, questa fede fresca che da questa terra inonderà il mondo intero. È la chiamata alla vita,
lasciate ciò che è morto, lasciate ciò che non è vita, lasciate tante situazioni dove molti, seppur fisiologicamente vivi, sono morti nel cuore e nello spirito. Venite qua per ricevere la vera vita. E una volta ricevuta la vera vita, allora potete andare per portare la vita a chi oggi la vita non ce l'ha. Ma prima ancora di portarla agli altri, è necessario che questa vita l'accogliete voi, perché soltanto accogliendola noi nel nostro cuore e soltanto partecipando alla vita di Cristo, risorgendo a vita nuova e prendendo parte alla sua resurrezione, possiamo realmente riportare il miracolo della vita a tanti che incontreremo, a tanti giovani disperati, a tanti giovani che ripongono la loro fiducia in ben altro e che si lasciano abbagliare dalle luci psichedeliche, che si lasciano ammaliare dal cantico delle sirene e che vedono nel mondo il paese dei balocchi, ma poi, una volta entrati in ciò che il mondo gli offre, ne rimangono ingabbiati e non trovano una via di uscita e a volte si rifugiano nell'alcol, nella droga e in altro ancora. Siate voi, cari giovani di Gesù, coloro che possano portare a tutti costoro in cerca di Dio e disperati il miracolo della vita, il soffio della vita. Siate voi a poter portare loro l'annuncio che il bimbo divino, l'eterno fanciullo, li attende tutti nella sua città, nella nuova Gerusalemme, dove è tornato per stabilire il suo regno d'amore e di pace. E così sia. Amen.